Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. 60.000 abitanti persi negli ultimi 40 anni. Questo è il terribile dato che emerge dall'ultimo censimento della popolazione tarantina avvenuto lo scorso giugno. Il capoluogo ionico al momento conta 188.000 cittadini, ma nelle ultime 4 decadi è come se una città come Martina Franca fosse stata depennata dalle carte geografiche. Il declino demografico di Taranto con il passare degli anni si fa sempre più allarmante e questo denota un generale disinteresse per l'avvenire. Una Taranto sempre più piccola, però, sarà difficile da riscattare. Sono 30.239 nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia secondo il bollettino del 16 ottobre, a fronte di 175.985 tamponi effettuati. Tasso di positività al 17,2%, 32 i decessi su tutto il territorio nazionale. In Puglia 1.137 le positività emerse, di cui 164 nel Tarantino, insieme a una vittima. Al momento in regione sono 14.327 le persone attualmente positive, di cui 121 ricoverate in area non critica e 7 in terapia intensiva. Si è conclusa nel pomeriggio di ieri, in quel di San Vito a Taranto, l'iniziativa Io pedalerò per te del ciclista amatore Pasquale Marinelli, che ha effettuato un giro della Puglia di 3 giorni percorrendo quasi 1.000 chilometri per perorare una raccolta fondi a favore dell'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia Pediatrica. 1.000 chilometri percorsi e 6.000 euro raccolti per l'associazione, che si occuperà di investire tale cifra a favore dei piccoli malati e delle loro famiglie che purtroppo affollano il reparto di oncoematologia pediatrica Nadia Toffa del nosocomio Santissima Annunziata di Taranto. Soddisfatto Pasquale Marinelli, che già studia la prossima edizione, avendo sempre nel cuore la piccola Federica, vera musa ispiratrice e angelo protettore di questa lodevole iniziativa sportivo solidale. 861 chilometri con al seguito una mamma e un papà che si sono divertiti. Inizialmente erano timidi, poi dopo circa 4 ore di acqua e di 7 di vento contro si sono sciolti. La sto guardando adesso mentre vi sto parlando, è stata tutta presa dal movimento ciclistico pugliese, che ringrazio tutti, da quelli di Carovigno, quelli di Cesternino, quelli di Ceglie, quelli di San Vito e Normanni, quelli di Brindisi, quelli di Bari, insomma tutte le province che hanno creduto nel progetto di uno sconosciuto chiamato Pasquale Marinelli, ed è un progetto Io pedalerò per te. Sport, ma anche e soprattutto solidarietà. Noi comunque, dico sempre, ho detto questi giorni a tutti i ciclisti, noi siamo ciclisti, indipendentemente andiamo in bici, noi comunque andiamo in bici, quindi se associamo il ciclismo appoggiato a un qualcosa per aiutare qualcuno, e allora abbiamo fatto centro tutti. Le persone vengono scelte da queste situazioni, e Pasquale è una bella persona, quindi tutti hanno creduto in lui, hanno creduto anche in quello che facciamo noi come associazione Genitori Taranto Oncoematologia, quindi noi supportiamo il reparto in tutto e per tutto, siamo tutti genitori che sono passati dal reparto, quindi sappiamo cosa vuol dire stare lì e quindi ci prodighiamo per aiutare dalla piccola cosa alla cosa più grande. Vince il Taranto, che tra i pochi spettatori dello Iacovone si regala un pomeriggio da grande, mandando al tappeto la Juve Stabia di mister Colucci. Capuano può contare su Vannucchi, che per scendere in campo è costretto a sottoscrivere una dichiarazione volontaria e affida le chiavi della difesa ad Antonini e quella della mediana a Valerio Labriola. Davanti ancora spazio alla coppia composta da Guida ed Infantino. Primo tempo equilibrato, con gli ionici che imbrigliano bene la manovra delle Vespe senza mai soffrire la profondità di Pandolfi e la verve di Silipo. Ad inizio ripresa però Mazza e Rajcevic prendono il posto rispettivamente di De Maria ed Infantino, ma il cambio che svolta la gara arriva al 71esimo, quando la Monica sostituisce Michele Guida. L'ex Aversa prima si guadagna il rigore che Romano trasforma per l'1-0 e poi si inventa il 2-0 che fulmina Barosi e regala ossigeno e punti di platino al Taranto.
Arrivano i primi tre punti del campionato per la gioiella Prisma Taranto, che sul Taraflex del Palamazzola riscatta la pessima prova contro la Top Volley Cisterna, infliggendo un rotondo 3-0, 25-23, 25-16, 25-19 al Vero Volley Monza dell'ex Di Martino. Fondamentali nella serata di ieri, 16 punti messi a referto sia dall'opposto Stefani sia dallo schiacciatore Loepchi, che è quest'ultimo insignito del premio di MVP della gara. La compagine tarantina guidata da coach Dipinto cancella dunque lo zero della classifica e sabato prossimo affronterà un altro scontro diretto, stavolta in casa della WTU Verona. Ascoltiamo adesso le dichiarazioni del capitano della gioiella Prisma Taranto, Marco Valaschi. Adesso respiriamo 24 ore, dopo una settimana abbastanza complicata sotto tanti punti di vista. È chiaro che la sconfitta di Cisterna qualche traccia l'aveva lasciato, perché comunque è una diretta concorrente, anche se credo che in questo momento Cisterna stia esprimendo un'ottima pallavolo. E niente, ripartiamo oggi da un pubblico che ci ha dato anche oggi un bel sostegno, e questa credo sia la cosa più importante, e soprattutto da un gioco comunque sempre all'altezza dell'avversario. Ecco, chiaramente non nego che hanno avuto i loro momenti di difficoltà, noi siamo stati bravi comunque a mantenere sempre il livello giusto. Importante vittoria per il Cussionico, che al Toursport ha steso la Geco PSA Sant'Antimo con il punteggio di 70-56 nella terza giornata del campionato di Serie B Old Wild West 2022-2023 Girone D. Gara quasi perfetta per i rossoblù, trascinati dall'MVP Francesco Villa e con Capitan Conte finalmente in campo. I padroni di casa danno un forte indirizzo della gara già nei primi due quarti, i partenopei recuperano nel terzo parziale, ma il Cus amministra nel finale. 4 i punti finora accumulati dai ragazzi allenati da coach Olive, e sabato prossimo si va a Caserta per la seconda trasferta di campionato. Giulia Imperio non delude le aspettative, dopo il titolo europeo senior conquistato a fine maggio a Tirana, conquista anche il titolo under 23 nella categoria fino a 49 kg, mettendosi al collo 3 medaglie d'oro. All'azzurra dell'esercito bastano 2 alzate valide, una nello strappo a 80 kg, mentre nello slancio entra in gara per ultima con 96 kg che la piazzano subito avanti a tutte le altre avversarie. Per la ventenne originaria di Grottaglie un totale di 176 kg, 7 sotto il suo record primato italiano assoluto di 183. Questa era l'ultima notizia dalla redazione di Cosmopolis Media, è tutto, al prossimo notiziario.